Bentornati, buon pomeriggio, nuova puntata di Siamo Noi. E tra le novità di quest'anno, lo sapete, c'è anche uno spazio in cui avete la possibilità di scriverci, di chiederci consigli e aiuti in ambito familiare. Oggi ci concentreremo sul rapporto, a volte complesso, tra genitori e figli. E la domanda che ci poniamo oggi è come comportarsi quando un figlio soffre perché deriso dai compagni e aggredito verbalmente o fisicamente. La lettera da cui partiamo è allora un grido di aiuto di una madre il cui figlio è vittima di bullismo. Ci scrive Anna Maria da Pisa. Lei è mamma di un ragazzo di 12 anni, si chiama Giulio. Con suo marito Anna Maria e naturalmente Giulio si sono trasferiti in un'altra città e Giulio è stato iscritto in un'altra scuola. Giulio era fino allora un ragazzo allegro, simpatico, ma quando è iniziato il nuovo anno scolastico in questa nuova scuola qualcosa subito non è andato per il verso giusto. Giulio si è chiuso con varie forme, tanto un giorno da non accettare più la merenda che i genitori danno ai propri figli, la scusa banale, quella di non poterla mangiare. Eppure qualcosa non andava, ma la chiave di volta è stata quando un giorno Giulio entra a casa e si reca direttamente in bagno e lì ha lancinanti dolori allo stomaco. Allora la mamma con il papà decidono di andare dal medico e lì Giulio si confessa con il dottore e spiega che i compagni di classe lo deridono perché è cicciottello e gli prendono la merenda in modo tale da fargli passare, diciamo così, una sorta di punizione. Naturalmente la mamma è subito scattata e soprattutto è stata presa dai sensi di colpa per non avere capito in tempo quello che stava accadendo al proprio figlio. E allora noi cercheremo di aiutare Anna Maria, di dare a lei una risposta come a tante mamme che si trovano in situazioni analoghe. Allora io raggiungo i nostri ospiti che già vedo attentissimi sulla vicenda di Anna Maria. Li ringrazio, grazie a Ignazio Punzi, psicologo e psicoterapeuta, un amico di Siamo Noi, possiamo dirlo. A voglia, certo. E grazie a Maria Rosa Duettini, che è una mamma di una ragazza vittima anch'ella di bullismo. Benvenuti ad entrambi. Allora, io vorrei capire, Punzi, perché prima dicevo che daremo consigli ad Anna Maria, ma a tante altre mamme che vivono una situazione di questo tipo. La prima domanda è allora se questi casi sono molto frequenti. C'è una indagine dell'Istat del 2015 che rileva che il 50% dei ragazzi, compresi tra gli 11 e i 17 anni, ha subito in qualche modo una forma di aggressività, di violenza, di bullismo. Il 50%. Uno su due, questo praticamente vuol dire uno su due. Non significa che questa violenza, che questa forma di aggressione è andata avanti nel tempo. Però comunque almeno un episodio ogni ragazzo, la metà dei ragazzi l'ha vissuto. Teniamo presente che quando parliamo di violenza, ovviamente, c'è sempre una ritrosia alla denuncia, per cui c'è una quota di fenomeno che è nascosta, che è sommersa. Ma che tipo di bullismo esiste? Perché a noi viene in mente il bullismo fisico, cioè l'aggressione fisica nei confronti di un ragazzo come ad esempio può essere il nostro Giulio, ma ci può essere anche una presa in giro, certo, la merenda, certo. Il dargli del cicciottello, anche quella è altrettanto grave. Come no, anzi forse ancora di più, perché in qualche modo il bullismo fisico è visibile. La violenza o quello che si chiama il bullismo indiretto comporta una serie di situazioni verbali e non verbali, appunto derisioni, offese, esclusioni dal gruppo. Per esempio alcuni bambini non sono invitati ad alcune feste di compleanno. E questa la trovo incomprensibile, onestamente, perché purtroppo c'è anche la rigidità del genitore, no? È davvero... Sì, però, come dire, ogni bambino è libero di invitare gli amici che vuole e quindi a volte si fa fatica a capire quando un'esclusione da un compleanno in realtà rivela una situazione di bullismo. Potrebbe non essere, non è che tutti i bambini non invitati. Non mi sta simpatico, certo, quindi non lo invito.
E poi c'è un'altra forma di bullismo, che è il cyberbullismo, cioè il bullismo che non ha una forma né diretta né indiretta, ma che si consuma attraverso i media, attraverso il cellulare, le telefonate, attraverso internet. Io credo, Punzi, mi dica se sbaglio in questo ragionamento, che qualcosa è cambiato rispetto ai tempi nostri, perché prese in giro di questo tipo ci sono sempre state, ma mi sembra che il tipo di aggressività sia diverso oggi, c'è più cattiveria. Sì, c'è più cattiveria, oggi in qualche modo i ragazzi sono anche più soli, c'è più distanza tra il mondo, per certi versi, più distanza tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi. Ai tempi nostri, attorno ai ragazzi, attorno a noi c'era comunque una comunità presente, vigilante, il figlio dell'altro era anche mio figlio, per cui ogni adulto si sentiva naturalmente autorizzato a riprendere. Io ieri ero in una stazione a Milano, si è avvicinato un ragazzo sedicenne e mi ha guardato in faccia facendomi delle smorfie sul viso. Io l'ho guardato, ma così in maniera assolutamente, come dire, da impunito. No, l'ho guardato chiedendomi se avesse qualche problema. Ecco, io non credo che ai tempi nostri un ragazzo, un sedicenne, avrebbe affrontato così un adulto, no, che era lì tranquillamente con questa azione di provocazione chiara, diretta. Un ragazzo peraltro è capitato male, perché come dire, non ha scelto... Sì, no, io l'ho guardato un po', ero indeciso se, come dire, a volte sono alcuni che ti tirano fuori dalle mani, insomma... Gli schiaffi. No, che non è un suggerimento né ai genitori né a nessuno, evidentemente, però l'istinto può essere quello. Poi mi sono, davvero la domanda che mi sono fatto è, ma che cosa si porta dentro questo ragazzo? Che tipo di sofferenza porta questo ragazzo a fare questi atti così in pubblico, davanti a tutti? Maria Rosa, la chiamano tutti Mary, è nata, sì, a Reggio Calabria e vive da molti anni a Varese, sì. È mamma di Stefania, vittima, lo dicevamo in apertura, sì, di bullismo. Quanti, sì, anni ha sua figlia? Adesso 17 anni compiuti. Il bullismo è iniziato alle scuole medie, quindi 11 anni appena. E che periodo è stato quello delle scuole medie? Molto brutto, perché Stefania è una ragazza, allora bambina sorridente. E io in quel periodo, ahimè, soffrivo di un tumore al seno, quindi ho dovuto subire una mastectomia al seno sinistro, quindi delle varie cure, e per proteggere la mia bambina, allora bambina, undicenne, ragazzina, la iscrissi in una scuola privata, credendo di e stare invece... un po' tranquilla, invece, ahimè, iniziarono dei bulli, 5 bulli precisamente, a isolarla, a non farla mangiare neanche con loro, a isolarla, proprio mangiava da sola a mensa. E le insegnanti, ahimè, pur vedendo che scoppiava in lacrime e piangeva, non mi dissero niente, pensando che forse era una cosa passeggera. Invece ma perché la prendevano in giro? Perché dal suo aspetto innanzitutto estetico, in quanto essendo mediterranea era un po' cicciottella, e quindi la chiamavano l'orso bruno, la sfigata, inizialmente così, sì. Molto educati. E anche per le sue origini meridionali? Anche così. Per le origini meridionali, poi anche per il fatto che era soprattutto molto rispettosa. Io da insegnante anche insegno le buone maniere, quindi buongiorno, buonasera, permesso. Ha sentito la lettera di Anna Maria, no? Che a un certo, sì, punto rimpiangeva il fatto di non aver capito subito il disagio di Giulio, sì, di suo figlio. Lei invece su Stefania le antenne si sono subito drizzate, sì, o no? Forse perché essendo anche insegnante, avendo fatto gli studi di psicologia, ho osservato bene l'osservazione, quella che innanzitutto consiglio ai genitori, l'osservazione, il cambiamento comportamentale del ragazzo o del bambino. E questo è stato il campanello, sì, d'allarme. Sì. Peraltro la scuola, si tratta di una non paritaria. No, era una scuola privata. Giusto per ricordarlo. Punzi, la differenza, no, tra i due genitori, la nostra amica qui in studio si è accorta un po' per il suo passato, per la sua, come dire, esperienza, si è accorta di quello che Stefania stava passando. Anna Maria invece dice di non averlo capito e si pente di questo. Qual è la differenza e come capire se il silenzio di un figlio nasconde qualcosa? La cosa che va fatta innanzitutto, ma indipendentemente dagli atti di bullismo, è tenere aperto un canale di dialogo con i propri figli. Che non è facile in età che adolescenziale. Che non è facile in età adolescenziale, ma il lavoro va cominciato prima. Una buona preadolescenza si comincia quando i propri figli sono piccoli, perché in adolescenza un ragazzo va via, si deve sottrarre allo sguardo dell'altro perché deve costruire una propria autonomia, per cui un buon rapporto di confronto aperto
dialogante si deve costruire da bambini, da ragazzi. Ma cos'è, un rapporto di fiducia? Anche un rapporto di fiducia. Rapporto di fiducia è un rapporto di rispetto, cioè un rapporto non invasivo, ma che tiene aperto appunto un confronto su vari temi, ma soprattutto sui temi personali, sul mondo dell'interiorità, su come stiamo affrontando le cose della vita. Queste sono le due cose, tenere comunque aperto un canale di dialogo e poi, diceva bene la signora, accorgersi quali sono i cambiamenti. Per esempio un bambino può non voler più andare a scuola, o ha mal di testa, mal di pancia, e può non voler più andare a scuola, oppure un calo del rendimento scolastico, oppure non ha più voglia di andare a giocare con gli amici, sta più tempo nella propria stanza. Non necessariamente tutti questi comportamenti sono segnali di bullismo. Però possono essere. Però possono essere. È bella quella cosa di tenere sempre aperto il canale di comunicazione, perché come spiegavamo prima in età adolescenziale è complesso, però mi pare di capire anche dalla mia esperienza personale che l'unica cosa da non fare è alzare un muro con il proprio figlio. Assolutamente, diciamo, no? In genere con che anche nessuno. Lì è difficile. Certo, certo. Anche come reazione, no? Che no, sei portato. Nemmeno tempestarlo di domande, perché occorre che il ragazzo sappia che c'è una presenza fruibile del genitore presente, ma che sarà lui a decidere quando, e quindi stare lì a... Non porta nulla. No, anzi, rischia di avere l'effetto opposto. Maria Rosa, lei come ha fatto per aiutare Stefania, sua figlia? Intanto, inizialmente l'ho detto di pazientare, perché avendo avuto mio papà nelle forze dell'ordine, per cui diciamo bisognava pazientare, non dico sopportare, ma valutare bene, non reagire subito. Però le cose peggiorarono. E di conseguenza peggiorarono, cercai di parlare andando intanto, mandando email, andando dal signor preside tantissime volte. Aprendosi quindi. Aprendomi, sì, al mondo appunto circostante. Però nulla servirono queste lei questo mio grido d'aiuto. Anche i genitori dei bulli? I genitori del bulli non volevano alcun, collaboravano con i bulli, ahimè, perché una volta la mia figliuola doveva affrontare gli esami al British, Cambridge diciamo, di inglese, e dovemmo alzarci, perché entrarono i bulli con i genitori, dovemmo alzarci per non essere derisi, e non mangiamo neanche il toast che era lì nel piatto. Quindi, questo è insopportabile, onestamente insopportabile, perché all'epoca mia, come dire, io prendevo schiaffi a scuola e anche a casa. Invece adesso le cose sono un po' cambiate, c'è questo guscio familiare che ti protegge contro gli insegnanti, che sbagliano sempre, e addirittura contro atteggiamenti sbagliati dei propri figli. Assolutamente, assolutamente. C'è una sorta di complicità, no? di alibi, di giustificazione che a volte noi adulti facciamo nei confronti di ragazzi, che non regge alla lunga. I ragazzi hanno bisogno di adulti che siano alleati tra loro, di adulti che sappiano vivere una sana distanza con i propri figli e che vivano anche un'alleanza educativa tra di loro. Il bullismo per certi versi è espressione di questo tempo, almeno in maniera così eclatante, perché la vittima prediletta del bullo è chi è portatore di una diversità, o perché cicciottello, o perché appartiene a un'altra religione, o perché ha un colore diverso della pelle, o perché è il più bravo della classe. Il portatore di una diversità è la vittima elettiva. Chiediamoci in questo tempo come stiamo noi adulti rispetto alle diversità che ci attraversano. Che tipo di modello diamo ai nostri ragazzi e ai nostri figli? E qua, come dire, si potrebbe rievocare anche tutte queste polemiche sui migranti e roba di questo tipo. E non solo. Però poi alla fine che ne nasce? Una società normalizzata? Ammesso che sia possibile, cosa vuol dire normalizzata? È una società che muore, perché la vita passa attraverso la diversità. È un, come dire, un incontro, una società di uguali e una società destinata a morire. Il confronto fa crescere invece. È certo. È proprio così. La scuola, che è l'altro convitato di pietra qua in questa discussione, perché lei giustamente parlava di una sorveglianza sociale, no? La famiglia, i vicini, la comunità in cui vivi, ma c'è anche la scuola, certo, che oggi è un po' distratta. Potrebbe essere, in realtà molte scuole stanno facendo molti programmi di prevenzione al bullismo, perché la prevenzione ovviamente, come in tante situazioni, è l'arma migliore, per cui ci sono tanti programmi, tanti insegnanti, tanti dirigenti molto attenti. Bisogna continuare su questo canale. Occorre, il bullismo è un fenomeno complesso, gli attori sono tanti.
I protagonisti non è solo il bullo e la vittima, per esempio hanno una responsabilità e un ruolo importante i compagni di classe, perché il bullo per attuare la sua azione deve essere isolato, no? Ma ha bisogno di una platea il bullo. Certo, quindi se va isolato, se la platea cessa di essere platea applaudente o addirittura silenziosa, il bullo non ha più motivo di fare il bullo. È proprio così. Per cui non esiste atteggiamento neutrale rispetto a queste situazioni. La signora Maria Rosa prima ci spiegava come ha provato a difendere la propria figlia, spesso inascoltata. Lei ha sporto pure denuncia ai carabinieri. E oggi lei si pente di qualcosa nel suo comportamento e in particolare nella difesa di sua figlia? No, sinceramente no, perché come diceva il professore qui presente, il dialogo con mia figlia c'è sempre stato fin da quando era bambina. Quindi ho rispettato i suoi tempi e quindi ho colto subito questo, diciamo, malessere. E diciamo che la scuola avrebbe potuto fare di più. I professori, forse non c'era la cultura, bisognava, non so, allora insabbiare, non lo so adesso, c'è più... Però da lì non è arrivata la soluzione. No. Invece la soluzione dove l'ha trovata? L'ho trovata con la denuncia alla Polizia di Stato, grazie al presidente della CBS, che è Vincenzo Vetere, che qui approfitto per salutare, che mi ha accompagnato psicologicamente proprio in questo cammino. Mi sono recata, ma dopo ben 4 anni, 4 anni di bullismo. Non sono pochi. E alla Polizia di Stato, e lì poi, perché poi avevano i bulli, attaccavano sui social, Twitter, WhatsApp, insulti di cui anche... parlava prima Punzi, il cyberbullismo. Esattamente, il cyberbullismo. Dove la platea si allarga drammaticamente, non è più controllabile. No, venivo coinvolta anch'io in questi insulti comunque. Sì. Infatti a un certo punto lei ha scritto a uno di questi... Sì, poi ho scritto esattamente, grazie per avermelo ricordato, a uno di questi bulli, una bulla precisamente, su Facebook, e direi tu avresti bisogno di una passata proprio di botte. Ahimè, sono stata denunciata, quindi io dovevo andare rispondere io di questo e non di tutti i 3 anni passati alla Stefania, tra cui avrebbero voluto anche buttarla giù dalle scale del secondo piano della scuola. Ecco, poi ci sono questi aspetti curiosi, Punzi, no? Da vittima passa ad essere responsabile di qualcosa. Esatto. Posso dire una cosa alla signora? Sì. Voglio dire, la signora è stata molto brava e molto coraggiosa, perché non si è arresa. Ed è stata veramente brava ad attivare possibili risorse fino ad arrivare alla polizia, che è molto presente, teniamolo presente tutti quanti, perché la polizia è molto presente nelle scuole, anche la polizia postale, per fare programmi contro il cyberbullismo. Quindi è questo l'atteggiamento che deve avere anche la nostra Anna Maria, che ci ha scritto da Pisa? Esatto. E poi gli altri genitori, lo dico a tutti, sentiamoci davvero alleati su questo. Non ha senso difendere un nostro figlio, perché se difendiamo un nostro figlio che fa un atto di aggressione nei confronti di un altro, gli stiamo minando il futuro. Che tipo di modello diamo al nostro figlio? I figli crescono nella misura in cui l'adulto si rende presente anche con una interdizione. Con un dire un no, questo non è possibile, cercando di capire cosa c'è sotto, perché talvolta il bullo si comporta da bullo perché esprime in quel modo lì una sofferenza. Insomma, la nostra amica Maria Rosa ha provato, insomma, a difendere la propria figlia in tutti i modi possibili. Oggi come sta Stefania? Bene, felice. Adesso sta con un ragazzino meraviglioso, Loris, è felice, una ragazzina serena, sorridente come l'ho sempre stata e niente, e comunque sono stati anni duri, posso assicurarlo. Io dico di parlare innanzitutto con un'amica adulta, con un genitore, una nonna, una persona di fiducia, e poi denunciare alla Polizia Postale come ho fatto io, assolutissimamente e subito, non aspettare 3-4 anni, subito. Ecco, farlo subito. Esatto. La signora Anna Maria, che ci ha scritto da Pisa, si augura che, come dire, il finale della nostra Maria Rosa sia uguale per suo figlio Giulio. Le possiamo dare l'ultimo consiglio ad Anna Maria? Sì, è quello di intanto il figlio si è accorto che i genitori sono presenti, i genitori hanno fatto di tutto. Il figlio deve comprendere che, come diceva la signora, deve parlare con questi genitori. E noi genitori dobbiamo capire che non è mai troppo presto per cominciare a aprire un dialogo con i nostri figli. Tempo dedicato. Noi dobbiamo avere il coraggio di perdere tempo con i nostri figli, anche a fare nulla, anche a fare una passeggiata,
perché è nel fare le cose insieme che un figlio si apre, non quando gli facciamo le domande. Parole sante, grazie a Ignazio Pulzi, grazie a Maria Rosa Duettini. Se avete consigli da chiedere nel rapporto con i vostri figli potete scriverci con una mail a siamonoi@tv2000.it o scrivere una lettera a Siamo Noi via Aurelia 796-00165 Roma. E vedo che la nostra Gabriella ci sta per raggiungere. Eccoci, anche lei, allora, mamma, Massimiliano. Anche lei. Grazie, di figli adolescenti. Allora Massimiliano, in qualche se vuoi, modo puoi scrivere, posso scrivere anche io, ti ma tu le conosci, problemi, le vicissitudini tu le conosci, io conosco, allora le tue, le racconteremo un giorno sia le mie che le tue. Meglio di no. Allora, restiamo in qualche modo, in modo diverso, in famiglia, perché la persona che stiamo per incontrare e ci racconterà la sua storia è uno dei protagonisti del Medico in Famiglia, la fortunata serie televisiva. Tra poco avremo qui con noi Yonis Bashir. A tra poco. Bashir, abbiamo imparato a conoscerlo, apprezzarlo nella fortunatissima, popolarissima serie televisiva Un Medico in Famiglia, ma naturalmente la sua storia non comincia lì, comincia molto più lontano. E allora io ho il piacere di avere qui con noi Yonis Bashir, attore, ciao, autore, buongiorno, teatrale, compositore di colonne sonore, grande sportivo. E cucino anche bene. E cucina anche bene, l'uomo perfetto praticamente. A proposito di uomo perfetto, Yonis, oggi qui è, festeggiamo perché è il giorno del tuo anniversario di matrimonio con Nicoletta, 16 anni. Sì, come esatto. Intanto un applauso, perché è un anniversario, 16 anni di matrimonio al giorno d'oggi con un bel traguardo. E com'è che l'hai svegliata stamattina? Come festeggerete? Con un abbraccio, insomma, sempre con, come tutte le mattine, magari con un augurio. Però siccome oggi stanotte stavo mal di stomaco, quindi diciamo, gli auguri li ho fatti già alle 4 di notte, mentre so giravo per casa, insomma. Li aggrediti. Non so, li aggrediti comunque, perché comunque è un augurio dopo tutti questi anni, insomma. Senti, Yonis, ancora auguri, anche da parte nostra. Con Nicoletta vi siete conosciuti nel 1999. Sì. Come vi siete conosciuti e che cosa ti ha colpito di lei? Beh, ci siamo conosciuti in un club, in un locale romano, il Caffè Latino, insomma, un locale storico romano, e dove io suonavo sempre con la band. Al insomma, Testaccio. A Testaccio, esatto, che è insomma, un quartiere popolare qui di Roma, dove suonavo sempre con la band, quindi andavo spesso lì. Una sera sono passato e così l'ho vista e ci siamo subito notati, insomma, anche ora di chiusura, quindi era verso la fine, ci siamo notati e quindi alla fine, mentre lei stava per andare via, ho detto mica vorrei andare via senza dirmi dove ti rivedrò, e quindi alla fine insomma ci siamo lasciati i recapiti e quindi poi... E la rivedi tutti i giorni da 16 anni. Esatto. Vi siete sposati nel 2001 e siete genitori di tre figli, sì. Mila, Thea e Orlando. Esatto. Naturalmente però tu sei anche un figlio e la tua storia di figlio comincia il 17 settembre del 1960, se non sbaglio, a Roma. Si può dire, no, però non era beh, 70. Portati così bene, te lo puoi permettere. Te lo puoi permettere. Oddio, questa barba non lo so, questa barba. Diciamo che... Fino a 60 si può dire, poi dopo possiamo... E dopo non si può dire più. No, scherzo, i figli mi dicono tagliati la barba, con questa barba insomma vabbè. Dati i tempi, questo ti dico, non certo. Suggerisco, parleremo anche di, esatto, di pregiudizi. Di tutto quanto. Allora, sei nato da padre somalo, sì, e mamma italiana. Esatto. Che famiglia era la tua e che genitori erano i tuoi? Li stiamo vedendo in fotografia o li stiamo per vedere? Beh, mio padre era, mio nonno era è stato il primo presidente dell'Assemblea somala. Lui faceva parte della Lega dei Giovani Somali, quindi una volta che l'Italia ha mollato la Somalia, lui è stato il presidente della prima Assemblea. Quindi insomma una personalità politica importante in Somalia, poi è stato anche ministro e quindi insomma quando una volta io dicevo mio nonno Haji Bashir lo conoscevano tutti perché era un personaggio insomma molto molto conosciuto e molto rispettato. Mamma italiana? Mamma italiana, sì, mia mamma italiana è nata da madre pugliese, da padre di Modena, quindi un miscuglio. Lei è nata a Roma, lei lavorava all'ambasciata somala, come insomma, lavorava in ufficio, e ha conosciuto mio padre che stava qui in Italia a fare il figlio del benestante, che studiava qui in Italia, studiava all'università, e quindi si sono conosciuti qui. Ed è stato colpo di fulmine. Eh sì, perché poi subito sono nato io.
Ecco, nasce Bashir e tu resti qui a Roma, nella capitale, fino a 6 anni, perché poi tu il resto, se non vado errata, delle elementari lo hai frequentato a Mogadiscio, in Somalia. Esatto. Ecco, che ricordi hai di quel periodo? Perché io ho letto, mi ha colpito questa cosa, che oggi tu ogni tanto ti metti su Google Earth e cerchi le vecchie strade di Mogadiscio, che poi purtroppo è cambiata. Sì, è cambiata molto, sì. Perché c'è avuto un momento in cui, ovviamente ho bisogno di ritornare a quel momento, insomma, importante della mia vita, tra i 6 e 11 anni, io mi ricordo tutte le strade e a un certo punto un giorno ho detto, ma guarda, Google Earth può essere un'idea, mi sono fatto un giretto, ho scoperto che dove abitavo io finiva la città, praticamente dopo c'è un'altra città altrettanto grande, e però ho ritrovato la strada dove andavo a scuola, la Casa d'Italia, che era un posto famoso dove andavano tutti gli italiani, o comunque... Il punto di ritrovo della comunità. Sì, assolutamente, è un posto che frequentavo tutti i giorni. Ti piaceva la Somalia? Beh, si stava benissimo, comunque non c'era tutto quello che c'è ora, quindi era un paese, insomma, che dovrebbe tornare a quei momenti, che era veramente... era un'isola felice, bellissimo. Un paese che non merita la lunga guerra che l'ha devastato, no, assolutamente, per troppo tempo è dilaniata. È stata usata, sfruttata da chiunque, insomma, meriterebbe di tornare a quello che merita, insomma, perché è un posto bellissimo comunque. Senti, Yonis, a 10 anni tu sperimenti quello che per tutti i bambini, per i ragazzi, non c'è una differenza di età, direi, su questo è sempre un trauma, il trauma della separazione dei tuoi genitori. Papà va a studiare in Germania, mamma decide a quel punto di tornare dai suoi in Italia. E questo tu a lungo a tuo papà non l'hai perdonato, tanto da cancellare un po' in blocco quel pezzo di vita lì trascorso in Somalia. Sì, diciamo che più che altro cancellare più che altro il rapporto con lui, forse più che quel periodo, perché poi quel periodo, insomma, non me lo posso dimenticare, perché è stato anche, insomma, molto divertente, anche, insomma, positivamente, è stato molto positivo. Sì, sicuramente, ecco, il rapporto con lui, che però poi ho avuto la fortuna di recuperarlo quando, a distanza di tanti anni, quando io avevo 40 anni, quindi nel 2001, nel 2000 lui è tornato per un caso fortuito, sapevo che stava a Dubai e per un caso mi è capitato un lavoro a me a Dubai dopo 15 giorni che ho scoperto questa cosa, quindi veramente il destino veramente il è folle. Il caso non esiste, dico, esatto. Io e quindi fisicamente vi siete ritrovati, sì. E questo è stato un po' l'inizio di un ritrovarsi di differente tipo, perché tu hai detto anche alla nostra redazione, alla fine quella è stata l'opportunità per scoprire quanto in fondo avessimo in comune, esatto, io e mio padre. Beh, è fondamentale, secondo me, il rapporto col padre, anche per diciamo, completare te stesso, cioè tu capisci, hai una grande opportunità, è quella di confrontarti con tuo padre, perché è un'occasione per completare te stesso e capire tante cose che tu pensi che siano magari frutto della tua vita per quello o quell'altro, invece in realtà era tutto già là. Insomma, che cosa devi tu a tuo padre e in cosa sei radicalmente diverso da come è stato lui? Beh, diciamo che io, secondo me, sono stato più conclusivo nelle mie cose, sicuramente mi sono molto più realizzato e in tante cose, nel lavoro e anche nella famiglia, insomma, invece lui era un po' più agitato e quindi, e infatti credo che il suo cruccio sia stato per tanti tempi, pertanto questa è una cosa un po' curiosa, è che lui, quando stava qui, appunto venne, quando ci rivedemmo dopo tanti anni, stava qui in ospedale, disse all'ospedale, allora disse una cosa, perché tutti quanti lo vedevano, diceva, lei è il figlio di Yonis, lei è il figlio di Yonis all'ospedale, perché tutti quanti mi conoscevano perché facevo l'attore qua. E lui dice, è il padre di Yonis, diceva. Come? Sì, lei è il padre di Yonis, lui diceva. Lei è il interessante padre... questo transfer, esatto. Perché insomma era un rapporto, tu gli eri accanto quasi come un padre al momento, esatto. Perché lui era malato. E lui dice, qui per tutti sono il padre di Yonis. Quando stavo in Somalia per anni io sono stato il figlio di Haji Bashir, quindi... Dove sono io? Esatto, e quindi probabilmente questo l'ha portato anche a essere anche forse in questo un po' più spaesato, ecco, infatti ha fatto una vita un po' più... è stato in America a studiare prima, però non ha concluso, poi in Italia non ha concluso, poi in Germania e ha concluso, però... Un po' più alla ricerca, una, esatto, ricerca inquieta. Esatto, e poi io sono arrivato un po' prima in questo di lui. Veniamo al tuo mestiere d'attore. Gli devo l'ironia, ecco, una cosa gli devo, che lui è un tipo ironico. Io l'ho scoperto da grande, quando l'ho incontrato a 40 anni e mi sono ammazzato dalle risate con lui, perché veramente c'era delle battute molto divertenti. Quell'ironia è un bello strumento per attraversare anche momenti di difficoltà, certo, gli alti e bassi di un mestiere come quello dell'attore. Assolutamente. Si scende, no? Io pensavo dipendesse solo dalla mia frequentazione del bar dello sport vicino a Tor Marancio, invece non era quello, il motivo era mio padre. Senti, Yonis, l'attore, dicevo, te lo ricordi il tuo primo provino? Il mio primo provino è stato, sì, lo ricordo, perché quei soliti racconti che si leggono su quelle di tante persone,
che io feci, mi trovavo vicino zona, qui vicino, insomma, vicino alla RAI, per intenderci, e a un certo punto, vicino a Piazza Mazzini, a un certo punto mio amico che stavamo, mi disse: guarda, io devo chiamare a casa per sentire la segreteria telefonica. Vabbè, andiamo alla cabina, lui sente e dice: guarda, mi hanno detto di passare alla RAI, quindi se ti va siamo insieme. E io sono andato insieme a lui, e poi a me mi hanno preso per fare Di che vizio sei con Gigi Proietti, a lui non l'hanno preso, e quindi lì ho iniziato questa la mia carriera. Questa è una storia che si ripete nel mondo del cinema. Sì, assolutamente. Però, ancora una volta, è il destino, la provvidenza fa strani scherzi. Sì, ma non so perché hanno scelto me, non è che le mie foto fossero migliori delle sue, ma loro gli suonavano, forse volevano dare una nota di colore al programma, non ho idea. Senti, diversamente bianco in Italia, dici tu spesso, diversamente nero in Somalia. Essere beige in Italia non rende proprio le cose semplicissime, perché per esempio nei database, negli archivi, insomma, delle agenzie di casting dalle quali le società di produzione prendono, insomma, scelgono e propongono i nomi degli attori, tu vieni definito arabo, suggerito per ruoli di arabo o di latinoamericano. Esatto. Io ti ho più che suggerito marchiato, perché poi alla fine, chiaramente, se uno chiede voglio un italiano, a me non mi chiamano, ma insomma io sono nato, cresciuto qua e vissuto, e chiaramente ultimamente, perché ho insistito io, e quindi ho fatto anche parte da delinquente romano, e dice: ma lo fai bene? E dico: sono nato qua, cioè, perché è chiaro che mi riesce. Dice: mazza, hai tirato fuori, vabbè, ma che devo tirare fuori, battute? E quindi io mi sono allenato in tutti questi anni a cercare invece di inventarmi un vissuto arabo che io non ho, un vissuto sudamericano che io non ho mai avuto, ecco. Ecco, questo tuo riflettere sul beige, la via di mezzo, il beige, caffè latte, no? Poi, tra il bianco e il nero. Che ho deciso io, che insomma, che il colore mio è beige, ecco, perché non sapevo che colore ero, quindi... Tu hai portato, dopo una serie di episodi che caratterizzano un po' la tua vita prima che divenissi famoso, alcuni anche un po' buffi, no, negli autobus, hai portato una riflessione in teatro, beige, l'importanza di essere diverso. Sì. È vero che qualche signora si teneva stretta la borsa quando non ti conoscevano, certo, ancora? Certo, ma ancora adesso questa barba è ritornata un pochetto. Questa barba un altro pochetto. Però sì, sì, nei primi tempi poi mi andavano in giro, mi fermavano sempre. Ogni volta che andavo all'aeroporto mi controllavano tutto. Poi era il momento in cui gli extracomunitari venivano qua, erano marocchini o tunisini, e quindi era un controllo continuo in macchina. Ah, vita d'inferno. Poi scendevano a me che parlavo romano e questi rimanevano sorpresi, dico: vabbè, ma che vuoi che te parli? Dico, un medico, quindi, in famiglia ha sparigliato la quella, sì, anche il nome, Ionis, medico in famiglia, è il personaggio, e quindi nessuno più mi chiede Ionis, che è un nome strano, perché Ionis... Ormai è parte di una grande famiglia, sì, italiana. Sì, tanti ci hanno chiamato i figli, quindi insomma è diventato un po' più tipo Mario, insomma, successo, quasi. Un bel successo. Allora, tante passioni, no? Dicevo, presentandoti... Svetta su tutte la passione per la musica che tu avevi già a 13 anni, perché volevi iscriverti al conservatorio e non hai potuto farlo, siccome c'è sempre tempo nella vita, insomma è bello imparare ogni giorno, al conservatorio invece ti ci sei segnato l'anno a 50 scorso. Anni. Esatto, no, a 56. A 56, complimenti, un applauso, scusate, fatelo, perché non ho detto alla scuola di musica sotto casa, ho detto al conservatorio. Al conservatorio. Eh sì, perché comunque era una vecchia passione, giusto, insomma, dare voce a queste antiche passioni che poi sono quelle che poi danno più soddisfazione. In effetti, in poco tempo, da quando mi sono lanciato in questa nuova dimensione delle colonne sonore per film e tutti gli spettacoli teatrali faccio le colonne sonore, le cose insomma stanno andando molto bene, tutti mi riconoscono un certo talento e quindi sono molto contento. Suono in band in locali romani da sempre. Continui quella vita un po', quella l'ho un po' calmata, mi sono più dedicato, diciamo, a questa, alla composizione, perché ho scoperto che mi piace proprio ti comporre. Ti piace tanto. E infatti mi ha detto Bashir a telecamere spente che, insomma, appena consegnato la colonna sonora di un film di un esordiente, un film con attori importanti italiani, che uscirà per la fine, sì, dell'anno, mi ha detto qualcosa, anche un'altra cosa che mi è piaciuta troppo. La prima canzone che ho composto si intitola Siamo Noi. No, un applauso, una delle prime, una ho detto. Delle prime. Siamo noi, sì, sì. Lo facciamo. Insomma, averlo saputo prima, ci costruivamo la sigla. Esatto, ma ve la mando, magari chissà, per i prossimi anni. Allora, potrebbe essere chissà, un'idea. Infatti, un progetto con Edoardo Leo, amato attore, regista, che si chiama Ti racconto una storia, in cui tu suoni la chitarra. Con Edoardo Leo, però, questa mattina lui ha giocato a calcio, è venuto qui fresco di partita di calcio, perché, sì, tu sei anche ex presidente uscente, da poco, da un mese, ecco, della un mese. Squadra Italiani Attori. Esatto, Italiani Attori. Massimiliano ti chiederebbe pure per chi tifi, attento a quello che dici, perché sta dietro le telecamere. Io del Milan, da quando sono piccolo, per, no, colpa di Gianni mia Rivera. Mia famiglia, mio figlio, mio marito. Esatto, persone intelligenti. Per Gianni Rivera. Gioia, Massimiliano, noi. Poi farete i conti dopo. Senti,
Questo è un argomento che sta molto a cuore a tutti noi, a Siamo Noi, a buona parte del paese, più di quanto noi non riusciamo a immaginare, che è la modifica della legge per riconoscere la cittadinanza, lo ius soli, ai bambini che sono nati qui da noi, che hanno origini straniere ma che hanno la loro vita qui ormai, oppure che figli di insomma, genitori che risiedono da anni in Italia hanno frequentato cicli di studio regolarmente, che italiani già sono. Io so che questo tema dello ius soli ti appassiona parecchio. Sì, ma più che altro, più che mi appassiona è che io sono, quando ultimamente mi hanno mandato dei messaggi diabolici su internet, alcuni contro, qua, perché c'è una grande confusione, è che la maggior parte di persone pensa che tutta la questione migranti adesso arrivano e gli ussoli sia la stessa cosa, spiegamo, sono due cose diverse, spiega. Sono sostanzialmente separate, perché i migranti verranno, forse saranno dispersi, cioè è tutta un'altra cosa di accoglienza che, per carità, è una cosa cui bisogna dare grande attenzione, ha detto pure il Papa, quindi insomma accogliamo sta gente, però nello stesso tempo, voglio dire, io sono in un'altra storia, cioè tu stai dando solo la patente a uno che guida da 30 anni, cioè nel senso io infatti ultimamente mi chiamano... Spesso ragazzi che nei loro paesi di origine dei genitori neanche sono mai stati. Non sanno niente, non sanno, ci sanno qua, infatti io nel mio spettacolo Beige c'è una parte divertente in cui racconto, a un certo punto canto Gastone, Sedercine, Marpadrone, canto Petrolini, perché io sono cresciuto con quello, cioè di che quindi non mi vuoi dare la cittadinanza? La cicoria ripassata in padella, non è che sono cresciuto con uno pensa che kebab, lo racconto tutto nel mio spettacolo Beige. Cioè la gente quindi deve capire che chissà qua, cioè è cresciuto con la matriciana, a giocare a 3-7 brisca come tutti gli altri, quindi questi ragazzini ma che cittadinanza devono avere? Bello, bello, grazie. Cioè, e io in questo diciamo che sono il più anziano, tra virgolette, uno dei più anziani e uno di quelli più conosciuti, quindi ultimamente mi chiamano ovunque a dare a testimoniare. Eh sì, perché è una testimonianza insomma che parla chiara. Devo chiacchiere con me e capirete questa storia, perché la gente... Se avete dubbi ricordatevi che Ionis è qui per chiarire le idee su questo tema della ius soli. E grazie. Grazie però tu lo vuoi dire anche a tua volta. E noi, questo non è un capriccio, diciamo, di Siamo Noi, questo grazie, scusa che chiediamo a chi siede sul divano, ma sono parole, lo voglio ricordare, l'hai detto tu anche prima, Papa Francesco l'ha nominato per primo, Papa Francesco ci ha detto quanto è importante, no, scusa, grazie, permesso, queste tre parole cambierebbero tanto. Capirai. Tu grazie. Qui a Roma, chi? Quando in macchina lo dicono permesso. Tutti proprio. Grazie, scusa, in macchina proprio tutti lo dicono. Senti, grazie a chi? Io di solito comunque quelli che non me lo dicono glielo dico io, grazie. Quelli che pa grazie. Sveglia. Confesso che lo faccio pure io. Certo. Esatto, assolutamente. Beh, io non grazie, è devo dire. Un grazie gentile quello lì. No, però beh, il grazie tuo, vero, però, di cuore adesso. Grazie, sicuramente lo devo dire ai miei genitori, poi alla fine nella loro confusione, insomma, mi hanno permesso comunque di essere quello che sono, e quindi alla fine tutto sommato insomma sono contento e va bene così, comunque mi hanno messo al mondo e quindi insomma chi più di loro, quindi, non posso ringraziare nessun altro più di loro. A chi vuoi chiedere scusa? Scusa lo posso chiedere forse a quattro bambini. Ma grazie anche alla mia famiglia che mi supporta, la mia famiglia, quindi miei Nicoletta, figli, cui facciamo Nicoletta, gli auguri, esatto, oggi mia moglie, i miei figli, comunque grazie, perché comunque loro mi rendono felice, quindi mi danno la forza di affrontare tutto questo periodo di vita abbastanza movimentato, diciamo, per il periodo movimentato. E scusa, lo devo chiedere a quattro bambini, in particolar modo, ai miei tre figli, perché comunque ogni tanto io sono papà cattivo, non sapevo di essere così cattivo, nel senso che ogni tanto quando sono cattivo sono molto cattivo. Ma quanto? Severo, autorevole? No, quando mi arrabbio sono veramente brutto, bruttissimo, e quindi poi dopo mi dispiace, capito? E quindi chiedo scusa. Che hanno i tuoi figli che non te l'abbiamo chiesto? 15, 10 e 5, diciamo, ogni fortuna. 5 anni, come la legislatura, ne faccio uno ogni 5 anni. Ma basta però. E allora, quindi scusa, a loro sono tre, eh? A ne loro, manca uno. A loro per averli. È il terzo, a cui chiedo scusa, è Ionis, bambino, perché comunque l'ho un po' maltrattato, non l'ho ascoltato, anche questa cosa della musica, finalmente gli ho ridato voce, ultimamente grazie al percorso, diciamo, sono tornato, sono più me stesso, diciamo, ora, anche in senso negativo, però dall'altra parte ho dato voce a quel bambino che, insomma, è stato un po'... E quel bambino lì, con quello sguardo birichino, l'abbiamo rimesso al centro, grazie davvero Ionis Bashir. Adesso ci raggiunge il nostro Massimiliano, che ha scoperto che Bashir non tifa Napoli. Peggio per lui, diciamo così, però è come dire innocuo in questo periodo, come milanista, va benissimo. Le cose cambiano nella vita. Va benissimo.
parliamo di vostra serie, sì. Perché il calcio è serio, soprattutto in questi giorni, però subito dopo parleremo del Vangelo, perché il Vangelo può essere una risposta alle difficoltà del nostro quotidiano e vi spiegheremo il perché, tra pochissimo qui a Siamo Noi. Siamo allo spazio religioso che ci accompagnerà poi alla Coroncina, alla Divina Misericordia, e parliamo, ci poniamo oggi delle domande e vi chiediamo in particolare se avete problemi ad esempio a mantenere la calma, se siete dei perfezionisti, se anche le piccole cose vi mettono in agitazione, se non vi fidate delle persone. Ve lo chiediamo perché anche per affrontare queste difficoltà il Vangelo può essere una fonte inesauribile di insegnamento. Ne è convinto Don Diego Goso, sacerdote e scrittore, autore di un libro il cui titolo davvero ci ha incuriosito, perché si intitola Vivi da Dio, come Gesù insegna a curare il malessere di oggi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Grazie Don Diego per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Lei è incaricato dell'ufficio di comunicazioni sociali presso la diocesi di Ventimiglia Sanremo ed è anche docente di teologia della comunicazione presso il seminario della scuola teologica della diocesi. Mi spiega come è venuta l'idea di questo libro? Quando si chiede a una persona come stai, ho notato che normalmente la risposta è un po' stanco. E riflettendo sulla mia vita anzitutto e poi su quella degli amici con cui si cammina, ti accorgi che certe volte trasformiamo l'esistenza in un elenco di cose da fare, più che invece nella bellezza del vivere. E quindi quando ci si alza al mattino, il primo pensiero è devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo. A chi lo dice Don Diego? E si arriva poi a sera stanchi, magari si è fatto tutto, ma si ha l'impressione di non avere poi vissuto. Allora forse qualche consiglio pratico per cominciare a riorganizzare un po' il modo in cui spendiamo l'esistenza, soprattutto se poi questi consigli vengono dalla saggezza del Vangelo, può aiutarci a stare e meglio. E proveremo a capirli questi consigli, però io prima le chiedo di dirci a quale lettore lei pensava quando è nato questo progetto, quando è cominciato a scrivere il libro. Ma l'idea del libro nasce dall'incontro con una signora che non è venuta a una riunione dei genitori del catechismo. Chiacchierando le ho chiesto come mai e dice guarda, è un periodo un po' stanco della mia vita, sto andando a una palestra di meditazione, e mi ha spiegato questa filosofia orientale che stava seguendo e le ho detto ma tu vieni a messa tutte le domeniche, la tua famiglia è impegnata in parrocchia, dalla vita cristiana non prendi qualcosa per ricaricarti l'animo? E la risposta è stata ma no, la fede è qualcosa che riguarda la morale, le cose da fare, cosa c'entra con la pace del cuore? Mi ha fatto pensare questo, perché mi sembra riscontrabile anche in tanti altri cristiani che partecipano alla vita della Chiesa, però più come tassa da pagare, che non invece come bella esperienza che ti dà la pace del cuore proprio per l'incontro con Gesù che ti sta raggiungendo. Quindi lei ha detto ci penso io adesso, scrivo questo libro e lo scrivo guardando naturalmente al Vangelo. Sono 50 consigli e meditazioni estratte, ispirate dalla Bibbia. Io direi di partire subito con la prima. La vita va storta? Tieni il collo dritto? È il suo primo consiglio. Qui associa queste parole tratte dalla Bibbia che dicono un piatto di verdura con amore è meglio di un bue grasso, di un bue grasso con l'olio. Ma cosa c'entra la verdura e il bue con i problemi quotidiani? Perché la vita certe volte può andare storta, ma può sempre peggiorare. Su questo. No? E allora, prima di trasformare un piccolo problema in una tragedia, secondo me uno dovrebbe chiedersi, anzitutto, fra un anno, questo problema mi darà ancora il fastidio che mi sta dando adesso? Molte volte la risposta è no. Quindi vuol dire che lo stiamo un po' ingigantendo noi. Anche perché arriva quel narcisismo del piangersi addosso e del ripiegarsi un po' su se stessi e che fa sentire quasi il desiderio, il bisogno di farsi coccolare dagli altri. Questo però rende la vita piena di grigio. E ti fa perdere invece le cose belle che continuano ad esserci nonostante qualcosa ogni tanto possa andare male. A proposito di chi come me si crede di essere perfetto, no?
Vangelo secondo Matteo, in cui si legge: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma essere perfetti è possibile, ma soprattutto è utile esserlo? Solo nella maniera del Vangelo, che la citazione di Matteo ci rimanda a quella di Luca, dove la parola perfezione è trasformata in misericordia. Perfezione sì, ma perfezione del cuore. Quella è l'unica che vale la pena inseguire. Invece il perfettino normalmente è antipatico. No, io non sono perfettino. Sono perfetto in quel senso, diciamo così. Alleluia, alleluia. Un po' di vanità ci vuole ogni tanto, no, Don Diego? Bisogna... E poi se non me lo dico io, non me lo dice nessuno, quindi ormai, ormai neanche più mia madre, quindi come dire. Ci pensano gli altri a tirarci giù, ogni tanto sì, dobbiamo ogni tanto anche curare un po'. Su. Questo è un altro consiglio da dare, diciamo che va al di là del Vangelo. Proseguiamo invece con chi perde facilmente la calma. Ecco, a questa categoria proprio non appartengo. Lei cita queste parole: il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, da qui quale consiglio si può trarre? Ma mantenere la calma, non perderla, è utile soprattutto perché normalmente i danni che si creano quando la si perde trasformano la crepa che già c'era già nella rottura totale del vaso. Si dicono quelle parole che uno dice: ah, non l'avessi detta quella volta, e anche quel pensiero non l'avessi fatto, se non fossi andato, se mi fossi fidato di più. E vuol dire lasciare andare la barca della vita tagliando il timone. Mantenere invece la calma è un consiglio, questo che ho scritto soprattutto per me stesso. Lei perde la calma facilmente? Dipende, quando trovo qualcosa che non, che non mi piace mi arrabbio, sì, mi arrabbio e non me ne vado, e quindi mi sono reso conto che è un problema, anche perché poi veramente si comincia a vedere, la rabbia ci dà la visione della vita con occhi distorti. Per cui se una cosa va male 5 cominciamo a vederla che va male 10, e non va bene. Io ci fa del male. A contare fino a 10 a proposito di numeri, no? Perché quello è sempre importante, a volte anche 20, perché è utile fare anche quello. Chi, lo diceva prima in apertura, no? Chi pensa sempre alle cose da fare e non si riposa mai, a loro le dice di imparare anche qui dal Vangelo secondo Matteo, staccando il cervello, con queste frasi: non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena. Sì, più che staccare il cervello dovremmo imparare a staccare l'ansia, perché poi ci soffoca. Se pensiamo a tutti i problemi della vita, tanto non li risolviamo tutti. Possiamo almeno tentare di risolverne uno per volta. In questo momento la difficoltà è quella che mi si presenta nell'oggi. Cerco di vivere con tutte le mie possibilità e le mie risorse la lotta contro questo problema, probabilmente la risolverò anche meglio. Che è il contrario, diciamo, di non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, no? È l'esatto contrario. Qui normalmente la vita presenta il conto, quindi girare intorno ai problemi è difficile che li faccia evitare, poi ritornano, quindi insomma affrontiamoli. E poi c'è chi ama litigare, no? Ormai... Oggi poi nei tempi moderni ancora di più, basta uscire per strada con l'auto e ne trovi tanti. Questa è la frase del Vangelo: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Anche qui Matteo. Cosa dire a chi anima il fuoco della discussione? Alla fine chi sparge veleno poi avvelena se stesso oltre che gli altri. Credo che soprattutto nel mondo dei social dobbiamo imparare un'educazione digitale, del sapersi confrontare. La tua opinione diversa non ti trasformi in un mio avversario, ti trasformi in una persona che la vede diversamente e possiamo tranquillamente convivere. Possiamo imparare a confrontarci, possiamo imparare anche a punzecchiarci, a prenderci in giro, usare bene l'arma della provocazione, ma non per ferire. Magari per rendere più forte e più colorate le mie convinzioni, ma sempre nel rispetto, che poi è proprio quello che fa Gesù. Quando usa la provocazione non vuole mai ferire qualcuno, ma vuole dire invece: svegliati, perché il mondo è grande e ci sono tante cose che ancora hai da imparare e da scoprire.
C'è un paragrafo curiosissimo del suo libro che si intitola Agente 007, Operazione Carità al servizio segreto di sua generosità. Per parlare di carità, lei cita ancora una volta un versetto di Matteo ed è questo: quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Come evitare di cadere nella trappola, che è mortale, no? Dell'esibizionismo? Bisogna imparare a tenere i segreti, soprattutto con se stessi. Oggi siamo un po' tutti sotto quella che è la tentazione che vivere vuol dire apparire. Invece vivere vuol dire esistere bene, vuol dire essere contenti di se stessi per le cose che si fanno, a prescindere dal riconoscimento pubblico più grande e più grosso che si possa ottenere. Noi sappiamo quanto è squisita quella cortesia del cuore che sa fare un atto di donazione senza andarlo a sbandierare, perché quando lo sbandieri fai capire che l'interesse che stavi ricercando non è quello della persona, è per lo sbandieriamento, diciamo così, sì, invece è più l'interesse tuo vedere, che è l'interesse mio in quel momento che mi metto in mostra, che non quello della persona che invece ha un concreto bisogno anche della mia discrezione e del mio essere discreto nell'aiutarlo. Ecco, sono curioso di sapere, nella sua esperienza quotidiana, quante persone fanno carità per fare carità o per esibirsi? Io ho la fortuna di vivere in una diocesi, quella di Ventimiglia-Sanremo, che in questo momento sta vivendo il problema dei profughi in maniera quotidiana, in maniera molto abbondante. E ho la fortuna di vedere moltissimi laici, moltissimi sacerdoti che tramite la Caritas, tramite le strutture, le associazioni, danno un aiuto che non va a finire sui telegiornali, dove normalmente invece appare il problema di questi ragazzi che stanno cercando un modo di trovare ospitalità e costruire la loro esistenza. Ecco, tutte queste situazioni di dolore sono supportate dai tantissimi volontari che la diocesi sa schierare ogni giorno, e nessuno di questi ha le luci della ribalta, però ogni mattina sappiamo che loro sono lì e che fanno la differenza in questa situazione di difficoltà terribile. Don Diego, direi di fare un'eccezione e di rivolgere un applauso a tutti quelli che in silenzio fanno carità e si rivolgono a chi qui cerca di fuggire dalla povertà e dalla guerra. Grazie alla gente di Ventimiglia Sanremo, di quella diocesi che è una diocesi di frontiera su questo versante. Anche l'eccezione va bene, no? Si può fare. Abbiamo parlato prima di chi non riesce proprio a fermarsi, a riposare, e c'è invece chi si arrovella sempre per il futuro e sta lì a pensarci quotidianamente. E anche lì partiamo dalle Sacre Scritture. La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Come leggerla? Mi è capitato l'altra mattina di vedere una signora che era nella macchina vicino alla mia. All'inizio pensavo parlasse al cellulare con l'auricolare, invece poi mi sono reso conto, stando lì vicino al semaforo, che si stava probabilmente scagliando contro un ipotetico e non presente interlocutore, di quelle persone che urlano in macchina un po' la rabbia. Capita quando si parla da soli che certe volte vorresti avere davanti la persona contro cui ce l'hai e dirgli tutto quello che pensi, e poi magari questo fuoco si spegne perché non si ha il coraggio di affrontarla. Io dicevo, guarda quanto tutto il tempo che si perde questa signora nell'immaginarsi la situazione che poi magari non realizzerà, tra l'altro diventando anche un pericolo, perché in quel momento dovresti concentrarti su altro, no? E tutto questo è tempo perso in cui la rabbia ci mangia, e è tempo che non possiamo recuperare, e quando invece magari basterebbe il potersi chiarire, il poter servire quello che abbiamo nel cuore, che ci fa soffrire, in una maniera più positiva, in una maniera colorata, che sappia essere accolto, possa essere accolto anche da chi in quel momento ci sta infastidendo. Imparare a usare questi guanti nella vita impedisce le bruciature. Pazienza, altra virtù, possiamo definirla così. Si può essere pazienti, mi scusi la battuta, anche senza dare dal dottore, no? E sulla Bibbia c'è scritto: per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Ma non è sempre facile. Non è facile, ma come dicevo prima, quando la pazienza si perde, emergono delle sensazioni nel nostro cuore che possono ingigantire il danno.
Quindi certe volte per la fretta si butta via il bambino con l'acqua sporca, si formula un giudizio su una persona, su una situazione che è decisamente sbagliata. Ricordo un ragazzo che era venuto a confidarsi perché immaginava che la sua dolce metà avesse altri interessi oltre lui, e questo perché nella fiducia aveva guardato i messaggi sul cellulare e aveva trovato dei messaggi scritti a tesoro mio, e tesoro mio non era il suo numero, quindi era preoccupato. E per fortuna, conoscendo la situazione, gli avevo fatto capire che tesoro mio era il modo in cui lui chiamava, in cui lei chiamava la sua migliore amica. Quindi non c'era niente di sbagliato, era il modo in cui si rivolgeva a questa ragazza come una sorella. Pensi se lì si fossero sciolte le corde della rabbia, della mancanza di pazienza, della mancanza di analisi di una situazione. Bisogna stare attenti, la rabbia non consiglia mai il bene alla nostra vita. Non indica mai la via giusta. A proposito di chi non si fida di nessuno, a loro lei consiglia: non sei circondato da nemici, quindi è inutile indossare lo scudo cosmico di Goldrake, che pure però era un bellissimo cartone animato dell'epoca nostra, fantastico, straordinario. Le sacre scritture suggeriscono: il Signore rispose a Samuele, non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, io l'ho scartato perché io non guardo ciò che guarda l'uomo, l'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E quante volte ci siamo accorti che una persona a cui non avremmo dato un centesimo in realtà era ricchissima di esperienza, ricchissima di vita vissuta e capace di arricchire la nostra stessa di vita. E se ci fermiamo alla prima impressione, all'etichetta, a quello che dice la gente, quante occasioni belle manchiamo di accrescere noi stessi. Se di impatto davanti a una novità il mio cuore si chiude, timoroso, invece di dire ecco un'esperienza nuova da scoprire, qualcosa di bello da vedere, qualcosa che può rendermi migliore, che può arricchire quello che faccio, stiamo proprio buttando via delle occasioni, delle pagine di vita che ci si mettono davanti e che la provvidenza ci mette davanti. Io non so se i suoi parrocchiani la stanno vedendo in questo momento. Spero di sì, li saluto tutti. Li salutiamo tutti, però io vorrei sapere da lei se sono o non sono malfidati i suoi parrocchiani. No, guardi, io sono da poco nella diocesi di Ventimiglia Sanremo e devo dire che sono stato accolto con grande cuore. E li ringrazio proprio dal profondo di me stesso, perché è bello quando vedi che appunto tu sei il signor nessuno, ma loro ti mettono davanti la loro vita, si fidano, cominciano a confidarsi, cominciano a lavorare insieme, e questo rende bella la vita del sacerdote ogni giorno tramite l'esperienza di parrocchia, l'esperienza di quello che lavoro in curia, e comunque ogni aspetto della vita cristiana è arricchito dalla presenza di persone positive con cui si cammina. E noi li ringraziamo. E concludiamo con quella che lei chiama, bella questa, la sindrome di Sherlock Holmes, cui associamo le parole di questo salmo. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Chi ha questa sindrome pensa di essere infallibile? Ogni tanto capita che lo pensiamo noi stessi, ogni tanto capita di incontrare qualcuno che la esercita un po' troppo. E chi si pensa infallibile vive soltanto del suo orgoglio. E la vita normalmente ci insegna un sacco di lezioni che ci fanno capire quando sbagliamo e quanto dobbiamo essere più attenti nel valutare le situazioni e le cose. Se è vero che non bisogna mettere lo scudo addosso, non bisogna neanche buttarsi con troppa facilità in braccio a tutti. Bisogna sempre imparare quella temperanza nel muoversi che ci fa parlare, ci fa agire solo quando siamo umanamente sicuri di aver fatto il meglio per arrivare a capire le situazioni. Ma perché Sherlock Holmes? Che c'entra? E Sherlock Holmes è un maestro del sospetto, va sempre a sospetta di tutti, col principio spesso vero che tutti mentono. Normalmente ci mettiamo delle armature di protezione perché non vogliamo svelare parti troppo intime di noi stessi. E Sherlock Holmes va a scavare e sospettare di tutti. Non sempre però noi abbiamo l'intelligenza e la capacità di questo personaggio letterario, quindi corriamo il rischio poi di fare una figuraccia. Anche perché la sua fortuna è che la verità poi la trova sempre.
Noi spesso, invece, per noi questo difetto, ahi, noi ce l'abbiamo. Allora, abbiamo sentito questi consigli. Allora vorrei chiederle, Don Diego, se a suo giudizio la parola di Dio è sempre attuale e quindi anche in un'epoca difficile come la nostra sa nutrire il cuore dell'uomo. L'invito è proprio di riscoprirla, perché la conosciamo poco. Andiamo a cercare la saggezza nelle altre fedi, andiamo a cercare nei baci Perugina, nelle frasi su Facebook, qualcosa che ci illumini, lo condividiamo e abbiamo questa miniera straordinaria a nostra disposizione da qui veramente prendere dei tesori di vita concreta. Nell'Antico Testamento, il libro dei Proverbi, il libro del Siracide, gli insegnamenti del Signore, sono veramente delle perle di vita che noi cristiani dovremmo sapere ogni giorno regalare come caramelle a quelli che incontriamo e soprattutto permettere a loro di rendere il nostro cuore un po' più dolce. Posso chiedere qual è per lei la perla più preziosa? Sì, credo che sia, stando proprio al Vangelo, sull'insegnamento del Signore di trattare gli altri almeno come noi stessi. Cambierebbe tutto nelle strutture sociali se avessimo questo reciproco rispetto gli uni per gli altri. Io la ringrazio, Don Diego. Grazie, la ringrazio per i consigli che ci ha dato, ma soprattutto per averci di fatto aiutato, no, a riscoprire il Vangelo, perché come lei diceva prima è fonte inesauribile di consigli, consigli doc, no? Più garantita così, più garantita non di c'è così, niente. S'amore. Grazie davvero, adesso noi ci fermiamo perché seguiremo insieme la Coroncina e la Divina Misericordia, subito dopo però torneremo per lo spazio dedicato all'attualità e parleremo, pensate un po', di erbe velenose che addirittura rischiamo di portare in tavola, insomma una puntata da seguire assolutamente per non sbagliare più. E tutto questo subito dopo la Coroncina alla Divina Misericordia, vediamo. Bentornati a Siamo Noi. C'è una presenza inquietante. Hai visto? A volte in mezzo a noi. A volte capita. Ha mollato la sua postazione, c'è una ragione per questo, perché è notizia di qualche giorno fa, di qualche tempo fa, quella di una coppia, marito e moglie, morti per aver ingerito un'erba spontanea che avevano raccolto durante una gita, l'avevano scambiata per zafferano. Ecco, allora noi oggi vogliamo aprire questa puntata dedicandola alle tante insidie che a diverso titolo possono nascondersi anche nel cibo, e qui c'è Simone che ci dà subito le coordinate per permettervi di intervenire. Assolutamente, assolutamente, diamo subito le coordinate se avete dei dubbi su un'erba oppure se vorreste andare a funghi ma ahimè siete un po' scettici perché non avete tante conoscenze, oppure se avete semplicemente delle domande da fare, il numero verde c'è sempre, 822 88 96, potete chiamare e lasciare un messaggio in segreteria oppure potete mandarci una mail a siamonoi@tv2000.it. potete interagire con noi sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook oppure su Twitter @siamonoitv2000, mentre se invece volete seguirci da cellulare e tablet potete scaricare la nostra applicazione. E anche oggi ce l'ha fatta, ma arriverà il giorno, arriverà. Bene Simone, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie per i contatti. Dunque, avete capito, noi oggi parleremo delle insidie che possono nascondersi dietro l'utilizzo di alcune erbe particolari, ma non soltanto erbe. Di questo parleremo ovviamente con i nostri ospiti che proveranno, anzi ci daranno senz'altro dei consigli, a partire, e la ringrazio per essere qui, Elga Baviera, grazie. Lei è biologa ed esperta in igiene e sicurezza degli alimenti. Ben arrivata, Siamo Noi. E bentornato a Pietro Migliaccio, ormai un amico del nostro programma. Bentornato professore. Noto nutrizionista, grazie professor Migliaccio. E grazie al professor Mauro Serafini, professore di botanica farmaceutica all'Università La Sapienza di Roma. Grazie. Ben arrivato. Ben arrivati tutti. Ed è collegata dai nostri studi di Milano, cara sì, Gabriella. La nostra, anche la lei è un'amica di Siamo Noi. Un'amica di Siamo Noi, senz'altro. Una collega, una scrittrice di libri dedicati, come sapete, al benessere. Lei è... Eliana Liotta, ben arrivata, anzi bentornata, Siamo Noi. È la collega che ha rivoluzionato la mia alimentazione. Buon pomeriggio. Con le smart food. Se ne assume la responsabilità. Sì. È lieta di farlo. Professor Migliaccio, sì.
Cominciamo con una battuta. Il cibo, quello buono, naturalmente ci fa tanto bene, però insomma bisogna conoscerlo perché si celano anche nel cibo delle insidie. Sono delle insidie, specialmente quando invece di andare a comprare si va a raccogliere. Questo bisogna conoscere gli alimenti, bisogna conoscere le erbe e raccogliere soltanto quando si è sicuri. E nel dubbio, facciamoli controllare da chi se ne intende. La maggioranza delle persone raccolgono l'erba che sembra loro, qualsiasi sostanza che loro sembra commestibile, e la utilizzano e talvolta condannano, non sempre per fortuna. Tra un po' li vedremo. Cominciamo a vederli anche in città, nei parchi, persone che raccolgono erbe, notato? Sì, ecco, questo non deve essere fatto. Io non la sicurezza, mai. Che poi specialmente in città ci possono essere anche inquinamenti di natura diversa proprio delle piante. Altri problemi. Io non lo farei mai, anche perché è faticoso farlo, quindi voglio dire. No, professore, se dimagrire di qualche chilo sarebbe pericoloso. No, guardi, la prego, perché lo sai che è pericoloso. Sarebbe pericoloso, assolutamente pericoloso. Però io ho capito, cara dottoressa Baviera, che qui le erbe non sono tutte innocue. E la cronaca di questi giorni ce lo insegna. Lo insegna la cronaca di questi giorni, perché non tutto ciò che è naturale effettivamente può essere buono. E diciamo che nei migliaia di anni di evoluzione della vita sulla Terra anche le piante hanno imparato a difendersi. Questi non sono altro che dei meccanismi di difesa messi in atto dalle piante per proteggersi dall'attacco di predatori, quindi insetti e quant'altro. Ecco che queste sostanze sono possibilmente tossiche per l'uomo. E quali sono? Alcaloidi. Il caso della mandragora, che poi si è si supponeva che la mandragora è una pianta che può essere, anzi è sicuramente tossica, ed può essere confusa con un'altra, che è la Borrago officinalis, che invece è una pianta commestibile, che appunto è commestibile. Quindi bisogna stare attenti, come diceva il professore, non raccogliere quello che ci capita, anzi insegnare ai propri figli a non mangiare piante, raccogliere frutti, perché questi, se non conosciuti, possono contenere delle molecole tossiche. Quindi bisogna fare attenzione, e non ci stancheremo mai di ripeterlo: attenzione, attenzione, attenzione. Specialmente noi che non siamo abituati. Un uomo di città come me, come lei. Ecco il punto. No, io non so tanto di città. Quindi siamo molto attenti, professor Serafini, sia a quello che raccogliamo, a volte poi anche piante, che magari erbe spontanee, che sarebbero di per sé buone, poi consumate in certe quantità, persone che manifestano patologie, insomma, tutto questo complica le cose. Quindi questo divieto all'improvvisazione vale per un'ampia casistica. Soprattutto è necessario che chi va per campi e raccolga qualche cosa sappia quello che si trova davanti. Abbiamo esperienze della vita comune, le quantità determinano anche le nostre reattività con le piante. Se io mangio un chilo di qualche cosa, forse indipendentemente da quello che ho mangiato posso avere dei problemi digestivi. Ma oltre a questo c'è il fatto che in alcuni casi è facile confondere una pianta con un'altra. Ce lo diceva la borragine. Il caso del Crocus sativus, cioè dello zafferano, che è stato preso come tale, invece era il colchico, una pianta che contiene colchicina, che è una molecola tossica se non viene adoperata a certe concentrazioni minime, è importante. Le persone che l'hanno raccolto forse non sapevano che il crocus, cioè lo zafferano, in Italia è solamente coltivato, si trova rarissimamente in forma naturale, si trova invece il colchico, che è tossico. Quindi da questo punto di vista, se uno va e ha dei dubbi, meglio non prenderla in assoluto. Facciamoci aiutare dalla regia, perché, come dire, abbiamo messo vicino lo zafferano e appunto il colchico, vediamo quanto somiglia. Colchico. Come si chiama? Colchico. 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 Ecco, perché, come dire, all'occhio di un esperto come lei la differenza si vede subito. Vediamo se invece noi si può cadere nell'inganno, no? Nell'errore. Assolutamente sì, si può cadere nell'inganno, e la cosa che dovrebbe essere nota in teoria è sapere dove una pianta ha quella che si chiama l'areale di distribuzione, cioè dove si trova naturalmente.
Il Colchico ha l'areale di distribuzione che è tutto il nord Italia e zone montuose del centro e della Sardegna. Lo zafferano viene solo coltivato in varie zone d'Italia. Per cui, insomma, qui, se uno trova un campo di tutte piantine uguali messe insieme, magari con un recinto intorno, pensa che possa essere lo zafferano. Ma se uno lo trova in montagna, la probabilità che sia colchico è il 90%. Nel dubbio, recinto o non recinto, ecco. Da quello che abbiamo sentito, io direi asteniamoci. Il colchico alla colchicina. Alla colchicina. Che fa bene per l'uricemia. Sì, ma dosi. Che poi viene utilizzato anche. Viene utilizzato anche in omeopatia, se non sbaglio. Sì, ma soprattutto ancora adesso come. Quantità, lo so, professor Migliaccio, che sull'omeopatia. Come farmaco, se lei soffre di uricemia, può utilizzarlo, ma dosi ben. Certo. E comunque dosate. Non siamo noi a regolarci, a raccogliere. Cioè, non è un'automedicazione che può essere fatta. Chiaramente. L'altro equivoco, di cui accennava anche la dottoressa Baviera, riguarda la mandragola, no? Che è stata al centro di un fatto di cronaca importante in questi giorni. Confusa con gli spinaci, è possibile? Quindi la somiglianza diventa ancora maggiore o no? Sì, soprattutto se la pianta è molto giovane. Ci sono stati casi di avvelenamento da mandragola, da persone che l'hanno presa magari in un campo giovane e l'hanno confusa con la bieda, con altre piante che sono molto simili. Allora in questo caso pure l'unico modo è farla riconoscere, non fidarsi di quello che uno prende, soprattutto se sono piantine molto piccole che non hanno ancora evidenziato delle caratteristiche. Ma quell'allarme che accennava Massimiliano, cioè addirittura confusa con gli spinaci che noi acquistiamo già confezionati, allora, poi rientrato. Intanto è uscito fuori che non c'entrano gli spinaci. L'analisi degli spinaci. Perché uno va a cercare la sostanza tipica della mandragora, che sono gli alcaloidi. Negli spinaci non c'erano alcaloidi, quindi probabilmente hanno assunto mandragora in altro modo. Pare che avessero mangiato altre cose comprate al mercato, o forse c'era stata una contaminazione, che è possibile. Però questo rischio non c'è, non rinunciate agli spinaci che fanno benissimo. Professor Serafini, tra le piante potenzialmente letali so che ce n'è una che assomiglia alla genziana. Mi ha colpito che lei ha detto alla nostra redazione: se vado in una casa, mi invitano a bere il cuore alla genziana, io nel dubbio, se non conosco né le persone, la provenienza, mi astengo, faccio finta di essere astemio. Sì, dunque, la genziana è una pianta tipicamente della zona montana abruzzese e sarda. In Sardegna è quasi scomparsa perché negli anni 60 la ditta francese che produceva il Pernod ne fece una razzia vera e propria di tutta la genziana sarda. Però può essere confusa, se uno non conosce bene la pianta, con il veratro. E il veratro è una pianta mortale. Quest'anno è morta solo una persona, dico solo perché la media sta sulle 4-5, perché la gente prende la radice, non sa riconoscere le due piante. Per un botanico è facile perché hanno la disposizione delle foglie sul fusto completamente diversa. Quindi uno la vede e dice: vabbè, questa è verata e questa è genziana. Ma se la gente non lo sa, prende la pianta, è molto simile, specie se non è fiorita, raccoglie la radice, fa l'estratto. E guai, Massimiliano, niente, e va a rifugio per bere il liquore. No, perché mi ha regalato dell'agenzia di giornale. Allora lei dice fatta che è meglio non la bevo. Noi abbiamo una consuetudine, diciamo, tra noi che andiamo per campagna, quando trovi qualcuno ti dice: ho fatto un amaro in casa, sono astemio. Oppure ho raccolto dei funghi, ho fatto una zuppa, sono allergico ai funghi. Ed è una forma di sopravvivenza che riteniamo necessaria in molti casi. Oddio, con il profumo di porcino, di fungo è difficile. Sì, ma ha letto recentemente. Recentemente un esperto che ha detto, era un esperto e ha confuso il porcino con la manita. Allora è praticamente impossibile, perché se uno rovescia il cappello del porcino e della manita, uno è spugnoso e l'altro è lamellare. Per cui si vedono subito che sono differenti. Quindi se offro Massimiliano, se ti offro porcino, ho capito. Professor Migliaccio, che quella genziana io no. Però i porcini ti ho preparato anche i porcini, sono allergico ai funghi. Volevo dimostrarti che so cucinare. Ecco, e questo è ancora peggio, figurati. Muoio anche male, diciamo. Eliana, mi pare di capire da questo primo dibattito che allora tutto ciò che è naturale mica è sano.
Sì, questo è vero, però io mi sento di spezzare una lancia invece in favore del mondo vegetale, perché non passi il messaggio che aiuto, aiuto, tutto quello che è verdura e frutta va bandito. È una condizione psicologica in cui spesso si mettono molte persone. Pur di mangiare il salamino si dice che la verdura è velenosa. Allora, intendiamo. Professor Migliaccio, guardi, tre quarti, sulla verdura. Sulla verdura fa campagna tutti i giorni, diciamo, a difesa della verdura e del consumo di verdura, no? D'accordissimo con il professor Migliaccio. Quindi è assoluta cautela, però almeno tre quarti di quello che noi mangiamo ogni giorno dovrebbe provenire dal mondo vegetale. Lo zafferano, vi sentivo parlare dello zafferano, una cosa curiosa mi è venuta in mente, pensate, è una delle spezie più care del mondo, perché per fare un chilo di zafferano ci vogliono circa 120.000 fiori. Abbi pazienza Eliana, ti interrompo. Eliana, ti interrompo subito. Indagata per il suo contenuto, pensate, Eliana, di carotenoidi, che è veramente interessante, notevole. Ma a proposito delle spezie, Eliana, scusami, noi non ci pensiamo, ma quando una spezia è scaduta a casa dovremmo buttarla via, perché nelle spezie può svilupparsi in determinate condizioni una famiglia di funghi, detti aspergilli, che possono produrre le aflatossine. Le aflatossine in grandi quantità sono sostanze tossiche cancerogene. Senti, quindi Eliana, se abbiamo un barattolo di spezie scaduto, meglio buttarlo via. Per lo stesso motivo, se c'è del pane o una tortina a base di cereali con della muffa, va buttata via. Ecco, scusami Eliana, io forse non c'erano problemi di audio, non ho mai sentito. Ti volevo interrompere sulla spezia, ci dicevi lo zafferano, tu hai dedicato pagine e pagine ai cosiddetti smart food, la curcuma, che fanno benissimo. Brevemente, ci spieghi perché la spezia più costosa, ce ne vuole tanta per produrre... Poi la troviamo però così a buon prezzo, allora non ci dobbiamo fidare, perché in giro si trova. Io purtroppo non vi sento. Immaginavamo. Allora, la domanda purtroppo è... La allora domanda facciamo così, rinviata. Gabriella. Intanto vado dal professor Migliaccio. Ecco, aggiustiamo l'audio, facciamo così che la nostra ospite possa ascoltarci. Mentre la nostra ospite, insomma, ecco. No, ti chiedevo, Eliana, giusto come consiglio pratico, perché ci piace essere molto concreti qui assieme a noi, no? Tu ci dicevi le proprietà dello zafferano, tu hai speso tante pagine su spezie come la curcuma, come lo zafferano, che fanno benissimo, ci dicevi quanto sono care poi nei processi di produzione, però se ci guardiamo intorno, poi queste spezie le troviamo a prezzi molto bassi, quindi ci dobbiamo fidare, non ci dobbiamo fidare? Lo zafferano è dappertutto, nei supermercati. Comunque sì, lo zafferano, ecco, in generale è meglio comprare, quando non si è certi, delle spezie confezionate, perché così siamo sicuri che abbiano subito un processo con delle regole di sicurezza, che ci sia una data di scadenza. Quello che vi dicevo, la famiglia degli aspergilli può svilupparsi in determinate condizioni, quando la temperatura è troppo alta, quando il tasso di umidità è troppo alto. Perfetto. Quindi meglio evitare di comprare le spezie in giro, ma piuttosto prenderle confezionate. Per il resto, le spezie, così come le erbe aromatiche, sono ricchissime di micronutrienti, quindi di sali minerali, di vitamine, che ci fanno benissimo e che tra l'altro allontanano l'abuso di sale. Largo le spezie. Professor Migliaccio, abbiamo detto binomio naturale sano non regge sempre quando manca il buon senso, fondamentalmente. So che insomma poi le verdure, lei piace prescriverle. Certo, ma... Bando agli integratori in questo senso. In generale sì, l'integratore va fatto solo quando c'è una carenza nella nutrizione. Questo deve essere sempre... Cioè per un ragazzo che non prende verdura... in quel caso lì può essere necessario. Una domanda interessata. Prendere conflitto di interesse, un integratore, diciamo, perché ci sono determinate vitamine e sali minerali che si trovano nelle verdure. Se le mangio devono fare l'integrazione. Però per principio no, e poi c'è l'integratore a tutti. Questo mi riferisco particolarmente ai ragazzi che fanno attività sportiva, che vanno nelle palestre. Non prendete integratori, voglio dire una cattiveria, specialmente se vengono consigliati e dati e venduti nelle palestre stesse. Dove vai andare a comprare in farmacia e sentite sempre il vostro medico. Mi sembra opportuno sottolinearlo sempre. Tutte queste sostanze che dicevo, che ci sono negli aromi, in tutte queste sostanze vengono usate, sono in piccola quantità, per cui devono sommarsi a tutti gli altri componenti della dieta
C'è materiale per un'altra puntata, professor Migliaccio. Ecco, la vitamina C, e sali minerali, eccetera. Materiale per un'altra puntata. Allora, Gabriele, facciamo così. Chi avesse dei dubbi, se va per campi e trova un'erba e ha dei dubbi, può mandare un WhatsApp al nostro Don Sandrone Luparia. Certo, hai ragione, sì. Eh sì, perché lui è un cuoco esperto e raccoglitore, altrettanto esperto, di erbe di campo. La nostra Antonella Ferrara lo ha raggiunto a Balzola, in provincia di Alessandria. Vediamo che consigli ci dà. Vediamo un po'. Tutti gli erbi che fanno la testa, cioè fanno il fiore, sono tutti buoni da fare la minestra, sono tutte buone da fare la minestra. Adesso raccogliamo un po' di tarassaco, lo mondiamo. Il tarassaco si può anche raccogliere prendendo la radice e farla seccare e fare un infuso. Le erbe si riconoscono innanzitutto dalla forma. Alcune hanno la foglia liscia, altre rugosa, altre fatta a seghetto. Prendo sempre solo le erbe che mi hanno tramandato i miei vecchi e quindi... che ho una sicurezza, che le conosco, e sono come i funghi, ecco. Non si può andare a funghi e raccogliere tutto. Si raccolgono innanzitutto alcune che sono infestanti, bisognerebbe stirparle. Le altre invece bisogna sempre andare con un coltello per non privare poi la parte delle radici, in modo che a primavera si riproducono. Si puliscono soprattutto mettendole a bagno prima di tutto, e se uno anche un po', se non sa la provenienza esatta, è meglio metterla a bagno con un cucchiaio di bicarbonato. Delle erbe si possono fare tante cose. Le ortiche, per esempio, bisogna prenderla sempre dal di sotto, perché altrimenti ti urtichi le mani. E per non avere questo problema basta usare un paio di guanti. Poi le si lavano molto bene, poi si sbollentano un attimo e con due uova e un po' di parmigiano buono escono delle frittate che sono una meraviglia. Allora, Eliana, professor Migliaccio, avete visto quanta sapienza, quanta competenza il nostro Don Sandrone? E come cucina. Ecco, questa è la cosa importante. Ricordiamoci che i sapori sono importanti, la gratificazione che il cibo ci deve dare è fondamentale. Per cui non... cerchiamo di non essere sempre questo no, questo no, questo perché è deprimente. Ecco, perché è deprimente e ti viene la depressione. Allora cerchiamo. Lei mi piace sempre di più, professor. Sì, l'ha adottato come nutrizionista. C'è una cosa che è un po' superata, ma noi dobbiamo sentire i messaggi che arrivano dal profondo del nostro organismo. Perché noi non sappiamo perché, ma lui lo sa. Per cui tante volte, se abbiamo il desiderio di un determinato cibo, un determinato alimento, consumiamolo. Noi non sappiamo perché, ma il nostro organismo lo sa. Ecco, cerchiamo di seguire anche l'istinto, di non farci condizionare. Anche se uno desidera sempre la cioccolata, come? Beh, la cioccolata, sì, se desidera sempre la cioccolata, se prende in quantità moderata, ma se la prenda. Io spesso, come nutrizionista, quando faccio le diete, la sera do 10 grammi di cioccolata, faccio felice la persona, è contenta, ha anche il suo effetto, quindi facciamo. Cioè, dieta non deve essere sacrificio, alimentazione deve essere gioia, deve essere gratificazione. Questo tempo cosa ne pensa Eliana da Milano?
È d'accordo con me, Viana? Ma io posso dire che il cioccolato è addirittura uno smart food, purché fondente al 70%. Per smart food intendo un cibo intelligente, uno dei cibi che abbiamo individuato insieme allo IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Addirittura nella dieta smart food il cioccolato fondente è al 70%, preferibilmente è ammesso nella misura di 20-30 grammi al giorno. Che è tanto, perché sono tre quadratini di una tavoletta di cioccolato, che di solito è 90 grammi. Ma perché? Perché è stato fatto uno studio scientifico in base al quale, pensate, mangiare 30 grammi al giorno in questo studio di cioccolato fondente al 70% ha avuto degli effetti super positivi per il cuore e per l'apparato cardiovascolare. Splendido, quindi sulla depressione. Sulla depressione, Eliana, splendido. Io volevo sentirtelo dire forte e chiaro, perché a parte amo il fondente, ma insomma il tuo libro l'ho meditato parecchio. Allora, senti, torniamo però alle erbe, torniamo alla verdura. Precisiamo la quantità, sì. 30 grammi. Ecco, detto. Come massimo 30 quadratini. E consideriamo che insomma, che sono tra le 120 e le 150 calorie, questo se facciamo presente. Ah certo, questo va detto, insomma. Sì, però diciamo nella dieta smart food il concetto di calorie è abbastanza superato, sì, si dà molto, molto a occhio, sì. E si fa sulla scelta di alcuni ingredienti, sì, ecco, anche molto gustosi, perché è sempre questo, giusto che l'alimentazione faccia bene all'umore. La Liotta si tiene alla dieta smart food, il professor Migliaccio guarda oltre, anche oltre. Liotta, le verdure, che magari ci possiamo pure mettere qualche scaglia di fondente, però torniamo alle verdure. Quante porzioni al giorno? Quante porzioni al giorno? E in che modo? Guarda, c'è la quota classica, che è quella 2 porzioni di verdure abbondanti, 3 di frutta, ma al di là di questo esiste la formula del piatto sano messa a punto dall'Harvard Medical School di Boston, per cui in maniera intuitiva ci si regola a pranzo e a cena. Immaginiamo che il pasto sia un grande piatto, per metà dovrebbe essere composto da verdura e frutta, più verdura che frutta. Quindi un bel piattone di insalata, un bel piatto di spinaci cotti oppure di biete. Queste tra l'altro sono verdure di stagione proprio adesso, a ottobre, in autunno. E poi ci sono tutte le crucifere, i broccoli, i cavolfiori, che cominciano proprio adesso a essere di nuovo di stagione. Hanno imparato qualcosa dalla dieta mediterranea, perché queste cose ci torna la dieta mediterranea attraverso la mediazione americana. Hanno un po' copiato. Ma la pasta dov'è? La pasta io non lo so, noi la facciamo, noi mangiamo. Sì, ma la pasta abbiamo la dieta mediterranea, che questo dicevamo, non abbiamo bisogno di andare a cercare, no? Da altre parti, quello che noi in Italia abbiamo già, che è la dieta mediterranea con frutta e verdura di stagione, olio d'oliva extravergine d'oliva, i carboidrati nella dose che è prevista nella dieta mediterranea, carne, pesce, tutto. Basta variare e avere una dieta equilibrata senza eccessi. Questa è il segreto. Un'altra cosa, che in Cile, per esempio, c'è la dieta mediterranea. Essendo dall'altra parte, questo qualcosa ci suggerisce. Ecco. Torniamo, dottoressa Baviera, alle erbe. Ammettiamo che ci è andata bene nel raccoglierle, magari avendo raccolto, scusate il gioco di parole, i suggerimenti di Don Sandro. Magari le abbiamo raccolte con lui, va? Con lui, esatto, è meglio. Ma bisogna anche conservarle bene. Allora, io consiglio che se qualcuno raccoglie le erbe dal campo, le consumi subito. Quindi raccolgo la cicorietta di campo, va consumata subito, in serata, cotta. Si è visto anche che da alcuni studi che alcune sostanze tossiche presenti potenzialmente negli alimenti vegetali, come ad esempio gli spinaci o la rucola,
se sottoposti a una cottura casalinga, come per esempio appunto la cottura o anche la surgelazione, riduce il livello. Ma se io le surgelo, per esempio, pensando di utilizzarle, bisogna sempre lavarle intanto accuratamente e poi surgelarle ricordandoci di apporre anche una data in cui abbiamo surgelato l'alimento per non dimenticarcelo nelle e si tengono bene senza rischi se siamo così attenti all'igiene. Sì, non c'è problema. Sì, assolutamente. Professor Serafini, ma anche la pianta di pomodoro può riservare sorprese? Ma dobbiamo partire da un concetto fondamentale in botanica. Non tutte le parti di una pianta contengono gli stessi principi attivi. Quindi, da questo punto di vista, se io preparo un'insalata di pomodoro intesa come il frutto del pomodoro, non ho problemi. Se io faccio un'insalata con le foglie del pomodoro, queste contengono degli alcaloidi che possono darmi fastidio. E appartengono a quella famiglia delle solanacee in cui ci sono come caratteristica chimica gli alcaloidi e quindi devo stare attento in queste. Ma per di più, dobbiamo stare attenti anche a come prepariamo il nostro cibo o per esempio un infuso. Ci sono delle cosiddette, ormai definite leggende metropolitane. Lei prepara un tè, prepara un tè leggero, l'ipotesi più ormai acclarata è quella di prendere, mettere la bustina dentro un minuto, la tiro fuori, l'ho lasciato poco in infusione, quindi il tè è leggero. Non è vero, perché esiste quella che in scienza si chiama la chimico-fisica della solubilizzazione dei principi attivi, cioè una cosa complicatissima. Quindi sì, ora che ce l'ha detto ci dica pure il tempo giusto. Allora, ma si dice, quando io metto in infusione le foglie di tè, c'è un tempo con cui si solubilizzano i principi attivi che ci però sono. Però non è la bustina, è la foglia. Ma la bustina, dico, cosa, la bustina, stessa cosa. Io la metto dentro, nei primi due minuti si solubilizzano gli alcaloidi. Quindi se io la tengo solo due minuti, il tè diventa una bevanda eccitante. Lo tengo oltre i quattro minuti, si sono solubilizzati altri principi attivi che hanno legato gli alcaloidi, li hanno tolti dalla disponibilità e rimangono sostanze che sono rilassanti. Quindi se io voglio un tè che sia rilassante, lo devo tenere perlomeno 4-5 minuti. Se lo tengo solo 2 minuti non è un tè più leggero, è un tè più eccitante. Vabbè, cioè, impariamo sempre qualcosa, che bella cosa. Qui noi impariamo sempre qualcosa. Qui poi parleremo di camomille, di tè, in un'altra puntata la richiamiamo perché ci deve spiegare tutto. Sì, tutti. Eliana, mi pare che non ci siano dubbi, no, sull'importanza di portare le verdure a tavola. Tu ci hai detto il piatto, metà riempiamolo di verdure. Allora, quindi le verdure, quando le conserviamo, cioè quando le conserviamo, quando le portiamo in tavola surgelate oppure quelle in busta che acquistiamo, conservano le stesse proprietà, meglio quello di niente? Che cosa hai da suggerirci? Io suggerisco sempre meglio quello di niente. Quando si ha fretta vanno bene le verdure surgelate perché in ogni caso, mal che vada, mantengano la fibra, che è importantissima perché è protettiva, lo dice il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, dal tumore al colon, che è uno dei tumori più diffusi. Quindi va bene anche così. Certo che la verdura fresca mantiene un bouquet di vitamine e di sostanze tipiche delle verdure che si chiamano fitocomposti che magari rischiano di perdersi lungo il percorso sotto zero. Però vi faccio un esempio, gli spinaci surgelati perdono una cosa importante che sono i folati, questo in uno studio è emerso, però che cosa resta? La vitamina K. Vitamina K che è importante per tutta una serie di cose, per esempio la coagulazione del sangue, la perdita ossea eccessiva negli anziani e quindi 100 grammi di spinaci ci danno, praticamente vanno a coprire il fabbisogno quotidiano di questa vitamina, mantengono anche i carotenoidi, ecco, quindi insomma non vanno demonizzati assolutamente i surgelati, anche se il fresco è sempre il numero uno. È sempre preferibile. Arriviamo alla madre di tutti i temi, professor Serafini, ovvero, ne abbiamo accennato anche prima, i funghi, perché siamo in autunno e il sabato e la domenica molti di noi, come dire, no, si recano in campagna per raccogliere funghi. I rischi sono enormi, tra poco ne parleremo, perché prima ci introduce l'argomento Simone.
Partiamo subito da, vi faccio vedere questo articolo del Corriere perché la notizia è di pochissimi giorni fa. A Monza un uomo di 78 anni è morto dopo aver mangiato un fungo velenoso. L'uomo era andato con sua moglie a raccogliere i prataioli e per loro erano anche funghi familiari perché li mangiavano molto spesso. Purtroppo però tra questi si nascondeva l'Amanita phalloides, spero di averla pronunciata bene, che è un fungo professor molto simile. Prova. Oh, perfetto. Che è un fungo molto simile ai prataioli, però altamente tossico. Comunque questo non è l'ultimo caso, ce ne sono stati molti altri e quello più grave risale al 2010. Allora, qua bisogna fare attenzione, perché raccogliere i funghi è una cosa seria, importante. I rischi non vanno sottovalutati e bisogna essere esperti, su questo non c'è dubbio, professore. Assolutamente sì, è uscita proprio ieri su una rivista online il numero delle persone che in una stagione particolarmente favorevole alla crescita dei funghi in Belgio sono stati interessati da problemi di intossicazione. Da maggio a settembre 300 persone hanno avuto problemi di intossicazione da funghi, quindi un numero molto considerevole. È chiaro che nel momento in cui uno va a raccogliere i funghi o ha fatto dei corsi che ci sono proprio di insegnamento su come è fatto i funghi e così via, oppure se ha dei dubbi ci sono, li fa vedere, come diceva il professor, li fa vedere ai prima. Centri specializzati e fa riconoscere queste cose. Fatelo. È chiaro che poi l'avvelenamento da Amanita phalloides è anche subdolo, perché non si manifesta subito, cioè non uno che lo mangia e dopo 20 minuti sta male, dopo possono passare lunghi. Anche 48 ore, 48 prima, ore prima che si manifesti, e in questo tempo viene compromessa la funzionalità del fegato. A quel punto, nei casi più gravi, si ricorre al trapianto di fegato. Insomma, i rischi sono enormi. Ma però enormi, i rischi, è molto enormi. Probabile che, trascurando la cosa, uno magari è generalmente infausta. Non vogliamo incorrere in questi rischi. Tra l'altro oggi ci si racconta tante cose che non sapevamo, queste 48 ore. Professor Migliaccio, però, visto che insomma i funghi raccolti bene, da chi sa riconoscerli, fatti vedere, ci piacciono tantissimo. Sì. Che proprietà hanno da i funghi? Dal punto di vista nutrizionale, abbastanza scarse, insomma. Hanno che peccato. Dal 3%, parlo dei funghi, non quelli conditi, cucinati, eccetera. I porcini. Vabbè, questi. Circa il 3% di proteine, niente grassi, 0,5, un po' di carboidrati. Le calorie sono sul 20% grammi, sono abbastanza. Ma è la bontà, il modo di cucinarli, di consumarli, che sono importanti. Insomma, questo cerchiamo di consumarli, è un alimento che arricchi. Poi c'è la fibra, cioè, ecco, c'è la fibra che almeno questo. C'è la cellulosa che è indigeribile, cioè, quindi uno da un certo punto di vista si sazia del fungo. Sì. Per cui ecco, poi sei utile per questo. Ma tutti gli alimenti debbono essere utilizzati, non va, se ti piacciono. No, non va escluso niente. Un po' di tutto. Un po' di tutto, bisogna guardare le quantità, anche i contenuti in vitamine e sali minerali, come diceva. Cioè, cerchiamo di equilibrare anche questi, ma siamo in autunno. No, noi abbiamo, dico due parole, sì. Abbiamo diviso tutti gli alimenti in cinque gruppi, noi, sì. Istituto Nazionale, sì. La famosa piramide. Ecco, è equivalente alla piramide, dobbiamo consumare tutti i giorni alimenti di tutti i gruppi. O quantomeno. Noi ci proviamo. Noi ci proviamo. Però sia, ecco. Variamo il più possibile. Questo è un buon consiglio. Pedro, sempre, sempre. Tutti gli alimenti. Ora ne vogliamo un altro di consiglio, perché siamo in autunno, cominciato, ancora fa caldo, però Massimiliano e io già siamo un po' acciaccati. Quindi volevo chiedere, mi ha attaccato anche la voce, vedi, senti, sta andando via. Ormai allora, condividiamo che tutto. Che aiuto quasi possiamo tutto. Dire queste cose? Quasi che quasi. Aiuto possiamo avere dalla dieta? Che cosa possiamo portare in questo mese, in questa stagione a tavola per darci una mano anche come prevenzione? Mi viene da passare da nutrizionista puro a buon gustaio. Io dico, queste cose sono i cachi, che sono vedi, i cachi. Sono ricchi di vitamina, c'è la vitamina C, c'è poco vitamina A, insomma è un frutto, c'è la fibra, un frutto insomma molto molto buono, che a me piace tra l'altro. Con la buccia? Poi, sì. Rigorosamente. Rigorosamente, ognuno le mangi come va. E poi c'è un altro alimento, che sono le castagne. Ah, che ci piacciono pure quelle. Anche quelle, le castagne fatte sia con le cosiddette callarose, ma una metodica vecchia, cioè farle bollite e poi schiacciarle un po' e mangiarsele. Non leggerissime però come calorie. No, e queste le mangiamo
al posto del pane si potrebbe fare, al posto del pane invece del resto c'è il pane di castagno. E poi abbiamo le pere, abbiamo le mele, abbiamo l'uva. In questo periodo noi abbiamo una serie di alimenti che dobbiamo consumare cambiando il più possibile. Io insisto sempre varietà. Che non c'è nessun alimento che abbia tutti i nutrienti necessari. La dottoressa Baviera la seguiva con grande attenzione, questo è l'altro segreto da seguire, sì, no? assolutamente. Poi il professore parla di nutrizione ed è giusto. Un altro aspetto è quello della sicurezza alimentare, sono due aspetti che vanno parallelamente, tant'è che l'OMS ha dedicato questo mese, l'ottobre 2017, alle 5 chiavi della sicurezza alimentare, perché ogni anno sono 600 milioni di persone che si ammalano per problemi di alimentazione sbagliata in senso contaminata. Di questi circa 420.000 muoiono, quindi sicurezza e nutrizione vanno di pari passo. Le chiavi che l'OMS consiglia, che sono diciamo anche intuitive, sono il consumo di separare bene il cotto dal crudo, utilizzare acqua potabile, che non è scontato. No. Un altro aspetto importante è l'igiene alimentare, l'igiene. Molte intossicazioni anche avvengono a casa per gli errori che vengono fatti quotidianamente nel conservare gli alimenti, sia in frigorifero, sia gli alimenti che vanno conservati a temperatura ambiente. Mi viene da dire, insegniamole pure a scuola queste cose, così partiamo assolutamente dall'inizio. Sì. Quindi l'igiene sta alla base di tutta la catena e tutta la filiera alla fine, certo, sia nell'industria sia a livello casalingo. Il consumo domestico. E queste appunto sono le chiavi che ci aiutano anche nel consumare cibo. Eliana, il melograno? Oh, è magnifico. Guarda, infatti vorrei aggiungere a tutti i meravigliosi vegetali elencati dal professor Migliaccio alcuni ortaggi e frutta che possiedono le antocianine, cioè i pigmenti che li tingono di rosso, di blu. E quindi ci sono le melagrane, adesso ci sono i lamponi, le more tra i frutti di bosco, e poi c'è il radicchio rosso, ecco, ce n'è un altro che ha le antocianine. Questi pigmenti sono molto studiati, molto amati dagli scienziati, perché sembra proprio che anche loro proteggano il cuore, facciano come dei massaggi ai nostri vasi sanguigni, e poi sono anche indagati in una disciplina nuovissima che è la nutrigenomica, per il rapporto che potrebbero avere con le nostre vie genetiche favorevoli. Quindi viva a tutti i frutti autunnali, anche alle melagrane, che possono essere ridotte in succo e quindi mangiate, bevute sotto forma di spremuta. E qui c'è tutto un campo meraviglioso da esplorare. Professor Migliaccio, con i primi freddi, ancora non fa freddo, ma insomma tra poco ci arriviamo, mangiamo di più, mangiamo di meno? Dica di sì. Sì, mangiamo un po' di più. Dipende da dove stiamo, perché non dimentichiamo, l'Italia è molto lunga, certo, per cui la temperatura e la stagionalità è diversa a seconda se siamo al nord o siamo al sud. Ti modo, ecco, è il periodo in cui possiamo cominciare a mangiare i minestroni, le minestre calde, e poi la frutta, la verdura, e non dimentichiamo sempre di mangiare delle proteine di origine animale. Per questo non le dobbiamo bandire, o se le bandiamo dobbiamo sapere quali debbono essere, questo noi dobbiamo insegnare, gli abbinamenti di alimenti diversi per permettere la sintesi arrivano proteica. i legumi, cui dedicheremo un'altra puntata, facciamo cereali e legumi, e possiamo sostituire le proteine di origine animale. Grazie a tutti i nostri ospiti per averci fatto ragionare su questi temi così importanti. Allora, in conclusione di puntata,
Mi rivolgo a tutti quelli che stanno avendo problemi con la sintonizzazione del nostro canale per poter continuare a vedere me e Gabriella, soprattutto noi due. Dice così. Dovete chiamare a un numero verde che è l'868-98-28, dove potete avere informazioni e chiarimenti su quello che sta accadendo. Noi intanto torniamo, ci vediamo domani. Puntualissimi. Domani è importante perché ci sarà la rubrica dedicata alle preghiere. Domani ci sarà spazio per una delle più belle preghiere di Padre Pio da Pietrelcina. Noi qui vi aspettiamo. Restate qui su TV 2000. Se avete problemi di sintonizzazione, risolveteli col nostro numero verde. Dopo la pubblicità arriva qui sui nostri schermi la telenovela Maria. A domani. A domani.